Andiamo avanti con le nuove informazioni. Vediamo cosa ci dice Crayon. E in questo breve lasso di tempo parliamo di ciò di cui non abbiamo parlato ieri. Elenchiamo alcune cose che l'energia oscura, iniziando a sbilanciarsi, vi mostrerà. Se vedrete queste cose, saprete cos'è in arrivo e potrete vincere facilmente. Ora, ricordate che non c'è alcuna intelligenza nell'oscurità, quindi mentre parliamo di questi argomenti pensate alla gravità e alle proprietà della chimica e della fisica che si modificano per creare equilibrio. Pensate all'olio e all'acqua. E se l'olio cambiasse peso? Ci sarà una nuova battaglia per riequilibrare parecchie miscele, perciò tenendo questo a mente, come pensate che reagirebbe l'energia oscura per cercare di riequilibrare la vostra luce? Benché non sia intelligente, agisce come se lo fosse. Se utilizzata per un certo equilibrio, e la vostra luce aumenta, reagirà. L'oscurità di per sé è innata, ma reagisce all'equilibrio. Tuttavia, l'energia oscura, con l'aiuto della coscienza di un essere umano, è malvagia. Allora, ricordate cosa abbiamo detto prima sulle entità oscure? L'attributo di fondo dell'equilibrio sul pianeta non ha una sua intelligenza, ma coloro che hanno una coscienza di basso livello stanno cominciando a vedere il nuovo equilibrio. Funziona in entrambe le direzioni, miei cari. Pensate agli operatori di buio, come al contrario degli operatori di luce. Sono là e questo serve a spiegare il potere di quei procedimenti dove gli esseri umani possono far apparire qualcosa che sembra demoniaco. Dà credibilità a cose come il voodoo e si sposa facilmente al sistema di credenze di chi lo teme. Gli umani danno potere all'oscurità temendola. Se la alimentate con la paura, l'oscurità si rafforza. È una cosa complessa ed è per questo che ve lo stiamo insegnando. Anche se non state combattendo un'entità oscura, in un certo modo state combattendo un'energia generata da altri umani che stanno radunando l'oscurità. Ora, questo ve lo aspettavate, no? Ci sarà un elemento della natura umana che combatterà la luce, ma ricordate, questo elemento è comunque al buio e non riesce a vedere quello che vedete voi. Cosa pensate faccia l'energia oscura per cercare di bilanciare quello che sta succedendo e smorzare la vostra luce? Analizziamolo. Ora ci parla della paura, che è l'arma vincente del buio. La luce viene affievolita, se non totalmente spenta dalla paura. Se c'è una cosa che il buio sa, grazie all'aiuto di esseri umani intelligenti, è che se voi avete paura, lui ha già vinto. In fisica, in natura e sull'intero pianeta, l'equilibrio attuale resiste al cambiamento. Se il cambiamento è inevitabile, è pur vero che nei sistemi ci sono alcune cose che combattono fino alla fine per mantenere le cose come stanno. Questo è quello che affronterete nel 2013 e oltre. Si tratta di un vecchio paradigma e di un vecchio equilibrio di umanesimo che cercheranno di rimanere come prima. In termini umani, a volte saranno l'avidità, il potere e la comodità di come erano prima le cose. Tutto questo sparirà, ma l'oscurità è quasi come un serbatoio per coloro che desiderano mantenere il vecchio equilibrio al fine di sopravvivere, ma non vinceranno. Voi siete gli operatori di luce che piantano i semi. Ecco che cosa aspettarsi. Se possono spaventarvi, lo faranno. Ora,
Chi sta ascoltando, chi sta leggendo e chi è qui in sala potrebbe dire: io non ho paura, Crayon, ho l'amore di Dio nel mio cuore, non ho paura, non ho paura nemmeno di morire. Conosco il cerchio della vita, conosco l'amore di Dio e non ho paura. Ma ecco che cosa ti dico, mio caro, potreste averne perché il buio, con l'aiuto di esseri umani, conosce il tuo tallone d'Achille, operatore di luce. Di che cosa potreste averne paura veramente? Lo dirò di nuovo, gli operatori di luce hanno una caratteristica che è contraria a quello che vi aspettereste. È la mancanza di autostima. Siete stati colpiti duramente, l'ho già detto. L'ho detto ieri sera, molti di voi sono venuti su questo pianeta senza sapere nemmeno che cosa sarebbe successo questa volta. O c'era il potenziale di arrivare a questa demarcazione e di superarlo, ma non era una certezza. E se fosse stato come tutte le altre volte? Quante vite avete vissuto in cui altri umani vi hanno sacrificato alla loro mitologia perché eravate strani o avevate dei poteri o riuscivate a vedere i colori o ancora peggio, riuscivate a guarire la gente? In che modo questo vi ha influenzato fin nel profondità? Quindi, adesso eccovi qui. Siete venuti in questa vita forti nella luce e deboli nell'autostima, e lo sapete, quindi, ripeto, di che cosa potreste avere paura? Ve lo dico io. Avete proprio ragione a parlare di tutto questo esoterismo e di tutta questa New Age? Sta succedendo davvero o siete soltanto una persona buona e credulona che ha abbracciato il folle estremismo e il vuoto spirituale della New Age? Vivete la vostra vita in modo ingenuo e sciocco? Chiedete a qualche vostro parente, vi risponderanno con un sonoro sì, tuttavia potreste dire: non temo di essermi sbagliato, so di avere ragione, lo sento nel cuore, io ho l'amore di Dio e la saggezza dei secoli. Allora vi dirò che ci saranno cose che vi faranno dubitare di voi stessi. C'è sempre quel continuo seme del dubbio che insiste e persiste fin sul letto di morte. Anche allora non lo saprete. Vedete dove vado a parare, miei cari? Gli operatori di luce sono i peggiori quando si tratta di mantenere la fede. È facile colpirvi. Questa oscurità che non è intelligente cerca di bilanciare luce e buio. Allo stesso modo della struttura atomica sa cosa fare. L'oscurità sa di che cosa avete paura. Ora, l'ironia è che non conosce molto la luce, ma solo se stessa. Non può nemmeno vedervi, quindi voi potete danzare e muovervi intorno ad essa, ma può farvi paura. Può portarvi là, dove nel profondo di voi stessi vi chiederete se avete ragione. L'oscurità sa come creare il dubbio, è una specialista. Mio caro, prendiamo il tuo condizionamento. Sei stato addestrato in un modo tridimensionale, con una spiritualità tridimensionale. I tuoi leader ti hanno sempre detto: se non fai il bene, sbaglierai. Non compiacerai Dio. Potresti addirittura perdere la tua anima. A questo punto potrebbe anche venirvi in mente che forse, ma solo forse, hai sbagliato. E sbagliando, hai fatto dispiacere a Dio, o peggio, non stai realizzando lo scopo per cui eri venuto. Dopotutto, se lo stessi facendo, le cose della tua vita non andrebbero meglio? Supponiamo che arrivi qualcuno che sembra un operatore di luce a dirvi che hai fallito e non hai compiaciuto Dio. Non stai rispettando il suo contratto. Hai ceduto nelle cose sbagliate e per questo sei solo senza Dio.
sentirai questi falsi profeti che appariranno sotto delle sembianze che in realtà non sono quelle. Saranno dei veri rappresentanti dell'oscurità che sembrano avere la luce. E questa è la guerra di cui parliamo. È una guerra riguardo a ciò che credete, poiché sanno come voi pensate. Luce e buio si scontrano in modo multidimensionale, in modo altalenante e imprevedibile, e la questione per voi non riguarda soltanto l'aver paura. Il buio vi ingannerà, se lo permettete. L'oscurità si farà avanti dicendo: allora, non hai ancora trovato lo scopo della tua vita? La maggior parte degli operatori di luce in sala dirà: non ancora, ma so che un giorno lo scoprirò. E il buio ribatterà: sei uno sciocco, è troppo tardi. Hai seguito le persone sbagliate. Non hai meditato nel modo corretto e la prova è che nella tua vita niente sta funzionando. Questo trucco suona fin troppo semplice, vero, miei cari? Tuttavia la risposta è che la vecchia anima sarà la prima a cascarci. L'oscurità è molto 3D. Sa che siete stanchi e che queste sono tempi logoranti. Voglio che ve lo aspettiate, miei cari, perché in questo modo saprete che cosa è il buio e che cosa non lo è. È l'oscurità che dice: hai fallito. E questa informazione non è corretta e non proviene dalla luce. Lo spirito lo farebbe? No. Chiunque su questo pianeta si metta di fronte a te dicendo: non hai trovato il tuo contratto, oppure quando ti darai spiritualmente una mossa, non viene dalla luce. Vi dico la verità, e la verità è una cosa che vi ho sempre dato. Gli operatori di luce sono qui per mostrare la propria luce a testa alta, non per fare delle cose. Siete nati sul pianeta per spostarvi da A e B, per provare compassione per altri esseri umani e per mostrare alla famiglia che cos'è l'amore. Il vostro fine sul pianeta è di essere un esempio per altri, intorno a voi, di come funziona l'amore, come comportarsi gentilmente e come agire da maestro. Non siete qui per scrivere un libro o per costruire un centro di guarigione o fare qualsiasi delle cose che vi è stato detto dovreste fare. Mi avete sentito? Essere qui è il motivo per cui siete venuti. Noi celebriamo la vostra luce. Fin quando camminerete su pianeta e capirete questo, l'oscurità non potrà toccarvi. Perché non avrete paura di un messaggio ovviamente falso. Voi avete stabilito le regole, miei cari. Non permettete a nessuno ora di dirvi quali siano le regole. Voi le conoscete perché sono scolpite nel cuore, nel vostro cuore, dall'amore di Dio. Ora Crayon ci parla dei contratti. Lasciatemi esprimere un concetto nel caso non abbiate ancora sentito. Se volete avere un contratto, va bene. Se vi è stato detto che avete un contratto qui sul pianeta, va bene. Ma è scritto con l'inchiostro invisibile. Cosa? Dite voi? Non è vero, perché l'ho scritto io e ricordo com'era. Bene, mio caro, ho delle novità per te. Il tuo contratto si basa su un'energia di partenza quando arrivi qui e se ne sta lì pronto ad essere riscritto ogni giorno. Che ne dici? Se sei venuto sul pianeta con un contratto relativo alla tua vita, alla tua Akasha e al tuo percorso, cosa pensi succederà quando l'intero pianeta cambierà? Stesso contratto? No. Questo sistema è un progetto in modo da poter essere modificato in ogni momento. Il tuo unico contratto è di essere qui e di creare sincronicità con gli altri. Man mano che lo fai, il tuo contratto e il tuo scopo
combinato. Che sistema grandioso. Sai effettivamente che cosa stai facendo. L'oscurità ama questo argomento e si farà avanti travestita dicendo: cosa te ne fai dell'abbondanza? Per contratto dovevi venire qui a soffrire come tutti gli altri profeti e maestri? Non lo sai? Potrà sembrare che le cose per un po' vadano meglio, ma alla fine sarai schiacciato di nuovo perché gli umani che amano Dio devono soffrire. Te l'ha mai detto nessuno? Sì, perciò io voglio dire. Ti presento l'oscurità, perché questa è la battaglia, gli altri che definiscono te, l'autostima e il tuo tallone d'Achille. Vecchia anima, che cosa pensi di fare al riguardo? E ora Crayon ci parla delle modalità del cambiamento. Vorrei parlarvi brevemente di alcune cose che potrebbero succedere e che potrebbero spaventarvi e farvi dubitare delle vostre informazioni. Ci sono in atto dei potenziali per cui l'oscurità potrebbe dare a questo puzzle una piega che potreste non aspettarvi. Proprio quando pensate che state lavorando a favore della pace sul pianeta, potrebbe esserci una piccola guerra. Se questo potenziale si verifica, cosa farete? Vi arrenderete dicendo: lo sapevo che sbagliavo. L'oscurità ha vinto e le cose non sono diverse da come sono sempre state. Oppure osserverete dicendo: vedo l'inganno. Gli umani stanno semplicemente reagendo al cambiamento, combattendo l'energia oscura. Non durerà a lungo. Lasciatemi dire qualcos'altro che dovreste sapere. I più giovani di questa terra non vogliono la guerra. Non vogliono guerre da nessuna parte e non vogliono che le guerre dei loro padri vadano avanti. Se scoppia una guerra sarà a causa dei più vecchi che dicono che quello è il solo modo per ottenere i cambiamenti voluti. Ripeto, l'oscurità farà tutto il possibile per travestirsi da cosa appropriata. Voi vedete questo e dite: che cosa sta succedendo? Credevo che le cose stessero migliorando. Ascoltate. Qual è una delle cose peggiori che potrebbe succedere per farvi dubitare del futuro che il pianeta sta cambiando? Vi dirò che cosa aspettarvi. È qualcosa che non pensavate potesse succedere. Una divisione nella New Age. Forse dovrete prendere una decisione, forse no. Vi esorto a non prendere parte a nessun tipo di divisione. Se per la vostra coscienza non ci sono schemi in cui entrare o uscire, allora come può dividersi? Se per la vostra coscienza non ci sono tesseramenti o dottrine, allora come può dividersi? Eppure ci sarà chi dirà: ebbene, i procedimenti e le energie sono sempre gli stessi, ma tu non stai facendo la cosa giusta, perciò se non cambi ti caccerò via. Per noi non sei un operatore di luce. Benvenuti nelle vecchie modalità dove gli esseri umani continuano a apprendere le caratteristiche divine, le interpretano a modo loro, entrano nel loro schema e dicono che voi sbagliate. Che cosa farete quando succederà a voi? Forse proprio con le persone che amate. Cosa farete? E qui Crayon ci parla delle come mantenere la propria energia. Provate questa soluzione. Wow, proseguo il mio cammino senza il dramma degli altri nella mia vita. Sono libero. Benedetti voi tutti per la vostra ricerca della verità. E il mio amore è con voi mentre andate per la vostra strada. Nel frattempo io sarò qui a sostenere la mia luce come ho sempre fatto. Il mio focus è Dio in me ed è tutto ciò che mi occorre. Affermate l'amore di Dio in voi e non mollate. Non lasciate che l'intelletto con l'inganno vi induca a credere che dovreste stare da una parte o dall'altra. Se avete l'energia del Maestro, allora nulla può toccarvi,
Lasciate che gli altri vedano e continui a rigirarsi nel loro dramma. Intanto voi pianterete i semi della nuova energia sul pianeta e il motivo per cui siete venuti. E ora ci parla delle cospirazioni. Si parlerà di cospirazioni e gli argomenti saranno credibili e brutti. L'oscurità ama queste cose e le cospirazioni sono lo strumento dell'oscurità. Funzionano bene perché nessuno sa se le informazioni sono reali o meno ed è su questo che conta l'energia oscura. Ci saranno teorie di cospirazione di cui non avete mai sentito parlare e ce ne saranno parecchie. Riconoscetele. Quando salteranno fuori, sappiate che non provengono dalla luce e rendetevi conto che non sono corrette. Riconoscetele e gettatele via. Non fate che diventino parte della vostra realtà. Il loro unico scopo è di farvi dubitare di aver superato la soglia del 2012 ed essere entrati in una nuova realtà. Cercheranno di convincervi che nulla è cambiato. Non è necessario discutere con chi vi presenta queste idee. Il vostro compito invece è di vedere l'amore di Dio nella vostra vita e di riconoscerlo anche in loro. Questo è tutto ciò che dovete vedere. Lasciate perdere le informazioni e continuate a piantare i semi della luce sulla terra. Riuscite a immaginare cosa dovettero affrontare i maestri del pianeta? Da chi erano sfidati e su che cosa? E che cosa fecero? Nulla. Avete mai letto che abbiano litigato o discusso su chi aveva ragione? Non era necessario, erano al di sopra di questo, al di sopra di tutto. Proseguirono e portarono la loro luce dove era necessaria. E qui ci dice che noi siamo in vantaggio. Questo messaggio non deve spaventare, poiché il vecchio equilibrio dell'oscurità non ha alcuna chance. Dico queste cose soprattutto per coloro che non sono qui e stanno leggendo e ascoltando in altri luoghi. Molti potrebbero non avere quello che una vecchia anima ha, cioè la saggezza che deriva dalle molte vite vissute, come per voi che siete in questa sala. Chi è qui su queste poltrone lo sa bene, alcuni di voi hanno già affrontato la battaglia e sanno bene di cosa parlo. Fate caso a ciò che vi ho detto oggi, così da avere la prova che ciò di cui sto parlando è vero e reale. I potenziali ci sono e l'oscurità non ha più alcuna possibilità di prevalere. Gli umani che hanno fatto dell'oscurità la loro realtà, dopo un po' si renderanno conto che i vecchi metodi non funzionano più. Aspettatevi anche questo. Qualcuno tenterà di ricreare una guerra razziale, ma quello che 40 o 50 anni fa avrebbe funzionato fallirà miseramente, perché rispetto a un tempo si uniranno a loro meno persone. I vecchi leader saranno schiacciati nel vedere quanto saranno pochi a partecipare. Ci saranno un nuovo consenso che tacitamente dice che le vecchie problematiche, benché ancora presenti, non si possono risolvere con altra violenza. Quelli che hanno interesse a creare cose che nel passato molto spesso avevano funzionato per loro, cose brutte e negative, scopriranno semplicemente che non funziona più. Riguardo al terrorismo, verrà un giorno, miei cari, in cui i pochi terroristi rimasti non saranno in grado di reclutare nessuno per la loro causa. Lentamente si riconoscerà persino nelle loro stesse fila che il terrorismo non funziona più. E lentamente gli umani che allora utilizzavano l'oscurità in questo modo, andranno a esaurirsi. L'oscurità è veramente stupida e lineare e reagisce solo allo squilibrio. Un po' per volta vedrete un pianeta che cambia coscienza e i semi che avete piantato con l'amore e la compassione di Dio germoglieranno e cresceranno
Eh sì, voi sarete qui per vederlo, anche se magari considerate questa dichiarazione una battuta di crayon. Tutti voi avete in programma di ritornare, tutti voi qui in sala. E qui ci parla del nostro ritorno. Mi rivolgo ai presenti in sala. L'ultima volta che siete andati via, non vedevate l'ora di tornare. Conoscevate i potenziali di quello che ora è successo e siete tornati il prima possibile per lavorare al puzzle. Ora siete pronti per un nuovo inizio, eppure alcuni di voi stanno dicendo di essere stanchi e che la battaglia ormai è vinta. Non esageriamo. Permettetemi una domanda. Dopo questa vita, dopo aver gettato questi semi sacri per tante vite, volete andarvene chiedendovi se mai cresceranno? È questo che farete? Vi siete persi tutto questo disturbo, centinaia di vite per arrivare qui dove l'energia collabora con voi e i campi sono stati seminati per voi andarvene? Non penso proprio. La vostra prossima incarnazione è una tale promessa. Non dovrete affrontare tutto quello che avete dovuto affrontare in passato. Non dovrete arrivare privi di coscienza spirituale, dovendo riscoprire di nuovo tutto quello che avete appreso in quest'ultima vita. Già da bambini, non appena vi sarete resi conto di chi siete, avrete il ricordo intuitivo di un modo di vivere compassionevole. Quello che vi sto dicendo, miei cari, è che quando ritornerete non sarà come è stato questa volta. Tutta la conoscenza che avete appreso questa volta sarà immediatamente disponibile nella vostra libera scelta di risvegliarvi e percorrere un cammino di saggezza prima ancora di aver 20 anni. Non vi piacerebbe? Non farete più gli stessi errori, non dovrete più angustiarvi in collaborazioni che non funzionano o in altre sfide che vi sono costate parecchio. Al contrario, arriverete sapendo intuitivamente ciò che funziona. Poi vi dirò che cosa cercherete quando sarete sufficientemente cresciuti. Ovunque andrete, cercherete i frutti dei semi che avete piantato. Vorrete controllarli? Non lo spiegherò ora, è solo per dirvi che saprete che stanno crescendo e che la terra sarà un po' più luminosa grazie a questo. Nella società ci saranno più compassione e sarà un pianeta più gentile. Miei cari, verrà il tempo in cui guarderete tutto questo e direte: l'abbiamo fatto noi. La vostra autostima si libera nel modo appropriato, non sarà l'ego, ma il sé Dio in voi, e direte: questo pianeta sta andando bene, e allora saprete perché siete qui. Io sono Crayon, innamorato dell'umanità, e così è, Crayon.